Buongiorno a tutte, in realtà non è giorno, saranno le 6:30 di pomeriggio. Oggi però è una giornata un po' no, perché io a quest'ora dovrei essere con Mauro, ma Trenitalia me l'ha impedito, grazie ai suoi ritardi senza motivo, e quindi alla fine, sono stata lì ad aspettare tre quarti d'ora inutilmente, perché il ritardo continuava ad aumentare, poi ho dovuto fare altri 40 minuti di fila per cercare di farmi rimborsare il biglietto, a parte il mio odio profondo verso Trenitalia e i suoi ritardi perenni. Volevo fare il video, cioè sono tornata a casa, quindi vi dicevo che stavo quelle giornate nove, proprio ero apatica, nervosa, no? E alla fine mi sono appoggiata un attimino a letto e mi sono proprio addormentata. Quindi ora mi sono svegliata e cioè sono proprio addormentata vestita come stavo, appoggiata, ho attaccato il ventilatore e chi se ne frega, non ci voglio pensare. Prima di tornare a casa, alla fine sono passata anche all'UVS perché volevo vedere se c'era qualche nuova collezione della Essence e ho preso qualcosina. Quindi ora vi faccio vedere le cosine che ho comprato. Non è niente di che, però sarà che a me piace sempre quando vedo i video haul. Boh, sia che siano di abbigliamento, sia che siano di make-up, mi piace proprio. Allora, intanto volevo farvi vedere la nail art. Mi sono ispirata alla mia vicina, ai colori della mia vicina. E devo dire, mi stanno facendo tutti quanti i complimenti per questa nail art, perché alla fine è delicata, però questi colori insieme, che c'è l'azzurro, il dorato, l'oro, fanno bene insieme e soprattutto non avrei mai pensato al nero d'estate. Devo dire che mi piace, devo dire che mi piace. Comunque sia, OVS. Da OVS peraltro mi hanno dato anche uno sconto da 5 euro. Puoi utilizzare questo buono spesa di 5 euro dal giorno successivo all'emissione sulle nuove collezioni uomo, donna, bambino per acquisti superiori ai 40 euro, il che vuol dire che non lo utilizzerò mai. Essence. Ho trovato i profumi, non c'erano tutti, io volevo prendere quello che era uscito a me facendo un test proprio della Essence, ma non c'era. Like a Girl Night, boh vabbè, non mi ricordo. Comunque c'erano due formati, quello più piccolino, che sarebbe questo, e il formato più grande, questo dovrebbero essere 10 ml, 33, no, sì, di questi sono 10 ml, altrimenti c'era la confezione più grande che non ricordo da quant'era. Tra tutti quelli che c'erano, questo qui era quello che mi piaceva di più perché era molto agrumato. Io non so se sapete, adoro le profumazioni agli agrumi per l'estate, mi piacciono veramente tantissimo. In questo momento ho un mio profumo preferito. Peraltro qualche ragazza mia. Ah, c'è anche la scadenza riportata qui sopra, di scadenza agosto 2014. Questo l'ho pagato 3,49, mentre quello più grande costava un po' di più, ovviamente. Ho preso questo qui New York. E quindi vi dicevo, ecco la confezione, questa qui è piccolina. Ah, vi stavo dicendo che io in questo momento ho un mio profumo preferito che è di Collistar e alcune ragazze, appunto, vi stavo dicendo, mi perdo perché mi sono appena svegliata, alcune ragazze mi stavano chiedendo di fare un video con i miei profumi preferiti. Se mi potete scrivere in un commento se può interessare, io lo faccio anche volentieri. Poi ho preso questa cosa qui che ci sono rimasta malissimo perché, aspetta, ve lo rimpacchetto così. Praticamente io ho visto questa cosa e pensavo, convinta proprio, che fosse un portacellulare. Quanto l'ho pagato questo aggeggio? Devo averlo pagato tipo 3,49. Convinta che fosse un portacellulare da spiaggia, quindi qualcosa che appunto poi magari aveva la sua confezioncina dentro, non lo so, convinta che era un portacellulare di pelle, insomma. Arrivo a casa, non era un portacellulare, è la cosa, posso dire, non dico proprio la più inutile del mondo, però per me sì, perché non devo neanche partire io quest'estate, quindi è semplicemente una targhetina da allegare alla propria valigia in cui scrivere nome, cognome, telefono, cioè perché? Però in compenso ho pensato che questa bella custodia qui in plastica posso utilizzarla per quando vado al mare, per metterci dentro appunto il mio cellulare. Magari.
proprio del tutto inutile non è stato come acquisto. Poi, sotto consiglio di tanti, ho voluto provare gli eyeliner in gel, sempre di Essence. Me l'avete consigliato in tantissimi e finalmente ci hanno messo lo scotch. Quindi ipoteticamente questo non dovrebbe avere quelle fastidiosissime ditate che in genere si trovo, almeno io trovo sui prodotti Essence, perché non so perché le persone vanno, aprono, cioè praticamente devono provare, devono vedere il prodotto com'è, ne prendono uno e con attenzione secondo me scelgono quello nuovo, ci ficcano le loro dita dentro. E dopodiché, se le piace, prendono un altro. Sì, non ha ditate. E ho voluto prendere questo bel grigio. È un bel grigio metallizzato. E anche questo qui, 3,49. Questi colori qui devo dire mi piacciono molto dati appunto come eyeliner, perché secondo me questi grigi sono, soprattutto sugli occhi marroni, donano all'occhio tanta 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 luce, quindi ecco, mi mancava un eyeliner grigio e quindi l'ho voluto prendere, sempre 3,49. Poi finalmente è arrivata la sciaga anche nella Essence, sì, nella Essence, nell'OVS della mia città, però non c'era tutto, nel senso dovrebbe avere anche il make up questa marca, c'erano un po' di smalti, c'era il solvente e ho voluto provare a prendere il solvente. Questo l'ho pagato 2,99, voglio sentire se odora. C'è un odore pessimo. E da questo capite che io sono una di quelle tipe che ecco, compra a scatola chiusa. Perché non mi piace aprire prodotti, non lo so, non mi sembra una cosa carina. E poi ho voluto prendere una novità di Maybelline. A me i mascara Maybelline piacciono tanto, quindi ho voluto prenderlo questo qui. E si chiama il ciglia, è sempre un ciglia finte, Volume Express Look Piuma. Dovrebbe essere un mascara in mousse da quanto riportava la confezione. Ora spero di non aver acquistato l'ennesimo mascara ciofeca. Io con i mascara praticamente vado bene quando li compro dopo aver visto review, dopo aver ascoltato consigli, tipo il mascara di Essence, quello che ho su adesso peraltro, quindi non ve lo posso provare subito. Dicevo, da come riporta la confezione è un mascara in mousse, all'OVS l'ho pagato 11,90, ha questo scovolino qui e dovrebbe essere confortevole perché essendo in mousse dovrebbe essere cremoso, quindi non dare quell'effetto di rametti secchi, insomma, in teoria, e dovrebbe dare super volume. Lo proverò e ve lo ritroverete nei top e nei flop, ora non del mese scorso, ma nel prossimo, insomma. E poi niente, sono andata al negozietto per gli animali, ho preso l'erbagatta. Comunque, questa qui è una figata perché praticamente mi ha detto la ragazza che bisogna aprirla, versare l'acqua e questa cresce, cioè è fighissima sta cosa. Comunque, con questo è tutto, io spero che questi miei piccoli acquisti vi siano interessati, anche solo per fare una pausa studio, una pausa lavoro, una pausa che sia, 5 minuti insieme o quanti saranno, forse 10. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!